Ragazze, quante giornate passate qua non ve li immaginate a scegliere il pavimento, a scegliere il lavello, a scegliere le piastrelle. Ma quante giornate, quante. Però vi devo dire che io mi sono trovata benissimo. Qualcuno parla male degli impiegati di Leroy Merlin, non ci sono, non rispondono. Io vi devo dire che sono sempre tutti molto occupati. Ciao Lucia! Però vi devo dire che quando ho avuto bisogno, sono sempre stati molto disponibili. Ah, altre giornate per le porte. Invece gli infissi non li abbiamo presi qua. Gli infissi li abbiamo presi in un altro negozio. Comunque, pomeriggi interi passati qua a decidere che cosa. Arrivata nel mio reparto preferito. Wow. Allora, queste sono le vinca. Vinca, vinca, io cerco le petunie. Là ci sono i gerani. Vediamo. Guardate che belle piante di rose. Vinca. Gerani. Ah, lì c'è qualche surfinia appesa. Eccole qua. Però quelle che cerco io sono le petunie. Sono più piccole e costano molto molto meno, infatti queste 6 euro. Quelle che io prendo di solito le prendo tipo 3-5 euro, o se le voglio prendere singolarmente mi costano 1,50 euro. Vediamo qua che c'è. Qua c'è un'ortensia, anche se io raga non ho dove metterle più, 10 euro, 10,90 euro. Quella mia di casa che si stanno colorando i fiori, mi sa che è questo colore qua, questo celestino. Comunque le ortensie sono belle, eh? Le ortensie sono belle. Allora, ma andiamo a noi, che cosa posso prendere? Perché vedo che qui petunie di quelle che dico io non ce n'è. Ragazzi, guardate che bello il bougainville. Quanto mi piacerebbe. Aio, mi sono punta un bougainville. Ma come, ti faccio il complimento e mi pungi? Quanto costa? 50, boh, non lo vedo, ragazzi. Comunque, costano assai. Costano assai. Qua ci sono le rose. Vediamo queste rose qua che dice. Il prezzo non lo dice, quindi mi dovrei abbassare. Anche no. Anche no. Mi sa che devo rientrare perché dentro ci sono altre piantine. No, perché io cerco le petunie, ragazzi. Vediamo queste vinca quanto sono. 2,90, 3 euro. Allora, vediamo dentro se ce n'è. Non so se dentro ci sono solo quelle da appartamento, ma no, ci sono le ortensie che sono da esterno, quindi no, ci saranno quelle pure. Ah, c'è questa che non mi ricordo come si chiama. No, niente piantine fiorite qua. Spatifinium. Sì.
niente, ragazze, pensavo di trovare più piantine fiorite, invece ci sono solamente le vinca, proprio come... Poi i gerani, sapete, io sono sempre contraria ai gerani. Qua ci sono queste belle teste di noro. Va bene, continuiamo il tour. Ragazze, finalmente un altro brand, un altro marchio che vedo per la prima volta, Tigotà. Vediamo, a me interessano i cosmetici, vediamo che brand hanno. Se avessero Astra sarebbe bello, perché Astra non è facile trovarlo. A Palermo ce l'hanno determinati negozi, nei centri commerciali, per esempio, Astra non c'è. Allora, vediamo questo Tigotà. Ah, che fresco! Ecco qua, Maybelline, L'Oreal, Rimmel, Max Factor, Pupa, Bonjour Paris. Poi vediamo che c'è qua, Revlon, mi sa che non c'è proprio, Rimmel, Deborah, Laila. Non l'avete Astra, vero? Allora, ragazze, oggi ho fatto un giro, quindi sono stata da Leroy Merlin, ma ve l'ho detto, le piantine non le ho trovate. Poi sono andata da Tigotà c'è da perdersi perché è molto grande. Io soprattutto puntavo ai cosmetici. Astra non c'era. C'erano praticamente c'erano tutti i marchi che ha di solito Acquesapone. Maybelline, Deborah, Pupa, Max Factor, ma gli altri marchi, gli altri brand no. Poi che cosa ho fatto? Sono dovuta andare in un negozio grande dei cinesi in via Ugo la Malfa perché mia figlia aveva bisogno di una cosa che poi vi spiegherò. Poi mio marito ha voluto essere lasciato a casa perché abbiamo comprato stamattina l'antenna da Leroy Merlin e ha premura di montarla. Io mi sono presa la macchina e sono venuta invece qui in un altro negozio di cinesi dove ho comprato una cosa io. Da Tigotà ho comprato delle cose che vi farò vedere, dai cinesi pure. E ora continuo il tour. Non so se avvicinare al Lidl. Oggi è venerdì, magari hanno i fiori. Poi vorrei comprare ancora delle piantine. Comunque, adesso vediamo. Ragazze, allora, so come sono messa. Dunque, sono le 15 quasi. Io ho sempre il tappeto fuori e gli sto facendo prendere aria, ma penso che stasera l'avvolgo e lo conservo. Allora, ragazze, naturalmente, quando al mattino si esce, come ho fatto io oggi, e si trascura la casa, che succede? Che poi la devi fare, non è che... Non se ne esce, le cose non si fanno da sole. Allora, intanto vi volevo fare vedere che stamattina, anzi poco fa in realtà, perché stamattina l'ho aperto e poi l'ho richiuso perché c'era vento. Ora l'ho aperto proprio per farvelo vedere. Ragazze, guardate che bello il mio balcone, guardate che bello, zanzariere, ombrelloni, ombrellone, piante. Guardate che bello. Allora, stamattina ho comprato queste tre vinca, ragazze, perché da Leroy Merlin petunie non ce n'erano e non ne ho trovate neanche nei vivai che ho qui vicino a Carini. Comunque, ho comprato le vinca che sono un pochino più camurruse da curare perché l'acqua si deve mettere direttamente nel sottopianta e la pianta stessa si tira quella che vuole. Bene. Vi faccio rivedere qua l'ombrellone perché tra poco penso che lo chiudo perché c'è un po' di vento e mio marito ha il terrore che possa volare. Ma secondo voi
Questo coso così pesante, con la base pesantissima, può mai volare? E vabbè. Allora, ragazze, stamattina ho comprato quindi queste piantine, però siccome voglio fare un video haul bello sistemato, ora non vi faccio vedere niente. Guardate qua che casino che c'è, qui c'è un filo in mezzo ai piedi, questa è la scatola dell'antenna, mio marito l'ha montata, poveretto, che ci voleva veramente uno scienziato per montare questa antenna con tanto, guardate, mamma mia. Vedete, io avrei preso, avrei buttato tutte cose in aria. Per fortuna mio marito ha un po' di pazienza. Comunque, ora mi devo rifare la cucina del dopo pranzo. Io ho mangiato la pasta integrale, questa qua, con il pomodoro fresco. Ora faccio la cucina e poi inevitabilmente devo fare il bagno perché non mi va di lasciarlo sporco. Quindi finisco la cucina e faccio il bagno.